Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Continuiamo con l'analisi dei gruppi di Euro 2024, siamo quasi alla fine, penultimo gruppo, gruppo E, che include Ucraina, Slovacchia, Belgio e Romania, non il gruppo più emozionante. Iniziamo dall'Ucraina, che allo scorso europeo è arrivata ai quarti di finale, dove ha perso contro l'Inghilterra. L'allenatore è Rebrov, che è stato uno dei migliori attaccanti della nazionale ucraina e giocava in attacco in coppia con Shevchenko, coppia d'oro ucraina di fine anni 90. Come è diventato allenatore? Anzi, lui ha proprio, tra l'altro, lui ha preso il posto in panchina da Shevchenko, che l'ha guidata anche un po' questa nazionale. Il suo percorso come allenatore di Rebrov è iniziato alla Dinamo Kiev nel 2014, dove ha vinto due volte il campionato e la Coppa d'Ucraina. Poi è subentrato, insomma, l'allenatore della nazionale ucraina proprio quando sono cominciate, insomma, le qualificazioni per Euro 2024, dopo aver fatto esperienza altrove, in Arabia Saudita, in Ungheria, negli Emirati Arabi Uniti, tutte esperienze di successo comunque. Giocatori chiave, allora, succede una cosa con questa nazionale, ovvero che è davvero giovane, molto giovane. Ci sono vari giocatori che noi conosciamo di molta esperienza e che comunque sono giovani, non sono giovanissimi, però sono per esempio un Zinchenko, no? A quell'età che hanno tantissima esperienza, per esempio prendete Zinchenko, ha giocato al City, ha giocato all'Arsenal. Quindi vabbè, anche questi giocatori, insomma, chiave di cui vi parlerò, in realtà sono molto giovani, non sono icone come un Toni Kroos o un Modric, però insomma è anche una cosa positiva, hanno una squadra bella giovane, però con dell'esperienza. Giocatori chiave, allora, abbiamo Dobbik, quest'anno a Girona, abbiamo parlato un attimo nel video in cui spiegavo perché si chiama Pichichi, comunque appunto il capocannoniere della Liga, ovviamente Mudrik. I giovani interessanti ci sono Zabarni, difensore centrale 21 anni, che dopo una buona esperienza in Champions League con la Dinamo Kiev ha fatto una buona prima stagione in Premier League con il Bournemouth. Poi ce n'è uno un pochino meno conosciuto, Brasco, dico meno conosciuto rispetto per esempio a un Sudakov, che però è... parte molto giovane, ha 22 anni, è un centrocampista difensivo che è stato molto molto importante per la Dinamo Kiev quest'anno in campionato, ha anche segnato parecchio, ha fatto assist e si è dimostrato comunque importante anche per la nazionale ai playoff. Quello, diciamo, più in ascesa, ma che comunque era il più scontato da dire perché lo conoscono tutti, è Sudakov, 21 anni, che quest'anno ha vinto il campionato con lo Shakhtar. Finora ha giocato in Ucraina, però ripeto, ne parlano tutti così tanto che sono proprio curiosa di vedere dove andrà a finire dopo questo europeo. Per il resto, tanti volti noti, tanti volti hanno i noti: Malinovskyi, Yarmolenko, Yaremchuk, porta c'è Lunin, che tra l'altro ci avevo fatto anche un video quando ho messo a confronto Lunin e Kepa al Real. Si meriterebbe di essere il primo portiere in una qualche squadra che non sarà il Real, però vedremo. Ecco, io ho già deciso non sarà il Real, vedremo, però non mi sembra. La maggior parte di questi giocatori, come potete vedere, milita in club europei di alto livello o comunque sia sono nomi che abbiamo molto sentito, a parte quel paio di nomi dei giovani talenti da tenere d'occhio che vi ho fatto in questo video. Ovviamente questo non assicura niente, ma mi sembra un buon inizio. Poi c'è la Slovacchia, di cui ho sentito parlare tantissimo in realtà, come possibile rivelazione, insomma tante cose ho sentito sulla Slovacchia, che quando faceva parte della Cecoslovacchia, ovvero fino al 93, ma comunque in quel periodo hanno vinto gli europei nel 76. Invece come solamente Slovacchia hanno partecipato agli europei per la prima volta nel 2016 e sono arrivati agli ottavi di finale, mentre l'ultima volta, cioè nell'edizione del 2020, sono arrivati ai gironi. L'allenatore è italiano, ci sono vari allenatori italiani quest'anno, per esempio Montella in Turchia, qua abbiamo Calzona, insomma, Calzona è stato, beh, se ne è parlato parecchio, beh, già per i buoni risultati ottenuti con la Slovacchia, ma poi anche quando è diventato allenatore del Napoli allo stesso tempo. Comunque Calzona è stato l'assistente di Sarri a lungo, in club di Serie A, insomma, non è mai stato il primo allenatore, non è mai stata la faccia, però come esperienza, insomma, ne ha parecchia. E in campionati, insomma, di alto livello. Questo non toglie che quando è stato nominato allenatore, un allenatore straniero, non conosciuto, si è creato un bel po' di scompiglio. Ma è durato poco, perché, ripeto, ha ottenuto dei gran bei risultati e soprattutto ha risollevato le sorti di questa nazionale che sembrava un po' così alla mercé della vita. È arrivato nell'agosto del 2022 sostituendo Hapal, ha vinto tutte le partite delle qualificazioni tranne quella contro il Portogallo, quindi. Giocatore chiave, ne ho due. Skriniar, perché
non si può non dire Skriniar, insomma. Skriniar ha preso le redini da Amsic quando si è ritirato, no? Che tra l'altro Amsic adesso è il team manager, non sapevo, vabbè. E, ha avuto solo, ecco, l'unico problema di Skriniar sono stati i problemi fisici che ha avuto poi dopo il suo passaggio al Paris Saint-Germain, però insomma sembrerebbe essere al top adesso, ma anche Lobotka, cioè Lobotka non si può non nominarlo. Fondamentale per la vittoria dello scudetto del Napoli l'anno scorso, hanno iniziato a parlarne tutti, motivo c'è e si è meritato insomma tutte le lodi che ha ricevuto. A tenere d'occhio beh, anche qui ne ho due, uno è un pochino più adulto, ha 26 anni, e l'altro è giovanissimo. Allora, uno è Anko, uno dei centrali, dei migliori centrali dell'Eredivisie, ha vinto l'Eredivisie appunto con il Feyenoord, con Arne Slot l'anno scorso. L'altro è Sauer, lo scorso agosto ha debuttato sempre con il Feyenoord a 17 anni, è diventato anche il giocatore più giovane della Slovacchia lo scorso marzo, quando è entrato dalla panchina in un amichevole, se non sbaglio era contro sì la Norvegia, e non è uno dei titolari, però sarà interessante vederlo, insomma c'è un motivo se l'ha convocato. Per il resto, sto guardando il resto della squadra, allora in porta c'è Dubravka del Newcastle, anche se il Newcastle non è il primo portiere, ma qua sicuramente è il numero uno della nazionale slovacca. Skriniar guida la difesa, Kučka numero 8, un po' adesso poi vedremo le prime, per quello non parlo tantissimo delle formazioni perché in realtà trovo inutile discuterle prima, cioè preferisco vedere le prime partite e vedere come questi allenatori fanno uso dei loro convocati. Comunque sia, dicevo Kučka, fianco di Lobotka, Duda, poi molto importante Duda, ma il problema principale di questa nazionale è che segna poco. Passiamo al Belgio, la big di questo gruppo, a cui è andata a priori è andata parecchio bene. Belgio, mi ricordo ancora quando ci sono stati i sorteggi, io seguo una pagina che è dedicata a tutte le notizie sulla nazionale belga ed erano contenti. Vabbè, comunque, il miglior risultato all'Euro del Belgio è stata la finale raggiunta nel 1980. Allenatore Domenico Tedesco, quindi ecco, un altro italiano. Beh, lui è italo-tedesco, comunque è nato in Italia, nel sud Italia, poi si è trasferito con la famiglia, ha giocato a calcio, ma mai a livelli che vale la pena ricordare. Infatti ben presto è diventato allenatore, ha 31 anni, quindi nel 2017, non così tanto tempo fa, perché è un allenatore molto giovane, è il più giovane dopo Nagelsmann, se non sbaglio. Comunque, a 31 anni ha assunto la guida di una squadra tedesca di seconda divisione, il Erzgebirge Aue, che ha aiutato ad evitare la retrocessione, quindi già da lì si vedeva comunque che stoffa d'allenatore ne aveva. È passato allo Schalke, allo Spartak Mosca, all'Ipsia, la sua diciamo avventura più importante prima della nazionale belga. Il tedesco ha sostituito Roberto Martinez sulla panchina del Belgio, che Roberto Martinez che adesso è alla guida del Portogallo invece, quindi c'è stato anche un valzer di panchine delle nazionali, e da quando è arrivato il Belgio è imbattuto. Allora, qui sarò secca, però dopo discutiamo un secondo anche degli altri, perché c'è talmente tanto talento, anche questo, forse non si sta parlando abbastanza di questo Belgio. Comunque, giocatore chiave, se non dico Kevin De Bruyne, non lo so che cosa stiamo facendo, cioè lui. Non ci sarà tipo Courtois, purtroppo. Giocatore giovane, diciamo da tenere d'occhio, mi sembra anche ridicolo da dire perché lo conoscono tutti ormai, però giovane, giovanissimo, Bakayoko, che ha fatto una stagione pazzesca al PSV. Tra l'altro lui era già dato in Inghilterra l'estate scorsa, mi ricordo bene, e alla fine invece ha deciso di rimanere al PSV. Ha fatto molto bene, secondo me il suo valore si è ancora più accresciuto, così la sua esperienza e insomma la soddisfazione di aver fatto una stagione come quella che ha fatto col PSV di Bosch. Guardiamo il resto della squadra, parte la porta, in ogni praticamente linea c'è almeno un giocatore esperto che si incastra bene con tutti anche i giovani che ci sono, quindi la vedo molto equilibrata come squadra. Vabbè, Castells dovrebbe partire in porta, non c'è Thibaut Courtois, l'ho già detto, in difesa Vertonghen, sto parlando di quelli adesso con molta esperienza, Vertonghen in difesa, Vertonghen eterno, a centrocampo c'è De Bruyne, vabbè, e davanti il terzo sopravvissuto della generazione d'oro che non è stata sfruttata, che non ha portato a niente, è Lukaku. E poi una sfilza di giovani talentuosi, vabbè adesso io parlo di quelli in questa formazione che vedo, però anche in panchina ce ne sono altrettanti, Theat, Del Ren, forse questa stagione, anzi senza il forse ha fatto un po' peggio, però comunque in nazionale ha sempre fatto bene Theat, insomma le partite che ho visto io ultimamente, Mangala,
molto, molto interessante come giocatore. Onana, che non è una sorpresa per tutti, per nessuno, e Doku, che anche lui appunto dal Rennes è passato al City, che avesse il suo ruolo da titolare indiscusso, però ha sempre fatto la differenza, cioè il suo marchio sulla partita lo lascia sempre. Non c'è una partita in cui gioca Doku che lasci indifferenti, no? Che ti faccia pensare, ma non l'ho neanche notato, cioè Doku. E finiamo con la Romania. La Romania, l'ultimo europeo, non si era qualificata. Insomma, il miglior risultato ottenuto in questa competizione sono stati i quarti di finale raggiunti nel 2000. L'allenatore è Iordanescu, che è un figlio d'arte. Lui è Edward, figlio di Angel. Allenatore di calcio, ex giocatore e anche politico, ho letto. Che nel corso di 23 anni è stato 3 volte allenatore della nazionale rumena, portando ai quarti di finale del campionato del mondo nel 1994, che è fino ad oggi il miglior risultato ottenuto da questa nazionale. Comunque, torniamo a suo figlio, che è l'allenatore attuale della Romania. Ha molto merito perché ha riportato la sua nazionale agli europei dopo 8 anni d'assenza, se non sbaglio. Hanno un giocatore simbolo, il loro giocatore chiave, icona, guida della squadra, apprezzato da tutti, eccetera, eccetera, è Stanciu, spero che si pronunci così, capitano anche. Solamente uno dei 2 giocatori della rosa attuale della Romania che ha una qualche esperienza precedente in un grande torneo europeo, che non guasta. In realtà questa Romania ha fatto un buon gioco di squadra perché non c'è, diciamo, la stella che li ha trainati oppure qualche stella, non ha nomi grandissimi. Allora, Stanciu, velocemente vi dico, nel 2016 è stato ingaggiato dall'Anderlecht. Poi ha giocato per lo Sparta, lo Slavia, Praga, poi è andato a Wuhan in Cina e ora gioca Damak in Arabia Saudita. Però la vera speranza di questa squadra è sicuramente Dragusin, che vabbè, dopo la buona esperienza in Serie A con il Genoa è passato al Tottenham. Uno dei giocatori più giovani di questa nazionale, ma anche una delle speranze più grandi. Il resto dei giocatori della Romania saranno dei volti familiari per chi ama le divisioni inferiori. Ed è tutto anche per questo gruppo. Siamo quasi alla fine, manca solo il gruppo F. Ripeto, questo è il gruppo che un pochino mi entusiasma meno, però d'altra parte, per esempio, sono curiosa di vedere l'Ucraina come gioca. Anche la Slovacchia, devo dire, me l'hanno talmente venduta come una possibile rivelazione che adesso voglio vedere, voglio vederla. E vabbè, anche il Belgio. Quindi, in fin dei conti, non è un gruppo malaccio, ecco, però rispetto ad altri mi piace un po' meno, insomma, mi esalta un pochino meno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ovviamente, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo.